In relazione ora a quanto ieri è stato fatto, cioè nel senso la visita dei tre luoghi oggetto del laboratorio, noi avevamo detto che avevamo già nel corso di quest'anno organizzato insieme ai ragazzi di Pop-Up un'iniziativa volta ad avvicinare i cittadini a questi tre luoghi. Questi tre luoghi, appunto, come abbiamo visto ieri, ripeto per chi non c'era, sono la Casina della Pineta di San Francesco, che era un ex ristorante che è del comune che di solito viene dato in gestione. Attualmente sono quasi 20 anni che è senza una gestione fissa. Poi c'è l'Arena Moderno, che è un cinema che è anch'esso chiuso ormai da 20 anni, che è su Via Napoli, quindi abbastanza in centro. La terza area invece era lo spazio Arx. Lo spazio Arx era un'ex palestra, un ex centro sportivo vicino al Faro di San Cataldo, che è stato chiuso per un parziale crollo della copertura ed è attualmente ancora nello stesso stato in cui versava dopo il crollo. Oggi pomeriggio sentiremo anche un'associazione di cittadini della zona del Faro di San Cataldo, che sono anni che chiede la riapertura di quello spazio, anche perché all'interno di quell'area non ci sono altri spazi pubblici e aggregativi. Ora volevo farvi vedere un attimo la documentazione che avevamo noi ricavato poi da questa fase precedente, nel quale abbiamo, grazie anche alla partecipazione del Comune, siamo riusciti a riaprire questi tre spazi per un periodo limitato di tempo, ovvero per 3 giorni, e abbiamo organizzato degli eventi pubblici per avvicinare la popolazione a questi tre spazi, per fargli comprendere che questi spazi appartengono ancora a loro e che insomma possono chiedere la loro riapertura e che insomma è anche loro diritto riavere questi spazi. L'operazione è stata abbastanza è stata un successo, nel senso che abbiamo avuto la partecipazione di centinaia di cittadini provenienti da quei quartieri, da quelle aree, ma anche provenienti da fuori. E abbiamo parlato in prima persona con alcuni di loro e con altri gli abbiamo sottoposto dei questionari. Inoltre abbiamo fatto anche un'altra operazione, ovvero un'operazione un po' più emozionale, che era costituita appunto dal fornire ai cittadini delle specie di adesivi che portavano la dicitura "vorrei che questo luogo fosse". Al di sotto di questa dicitura c'era uno spazio vuoto che i cittadini potevano riempire con quello che volevano. Vi volevo mostrare prima i risultati appunto di queste cartoline, appunto come le abbiamo chiamate noi, che sono molto interessanti e anche spesso divertenti. In realtà poi questo evento era stato organizzato su tre spazi nei quali mancava lo spazio Arx, perché lo spazio Arx è di recente acquisizione all'interno del programma del Comune, e quindi abbiamo in realtà questa documentazione su due degli spazi, ovvero dell'Arena Moderno e della Casina della Pineta. Ora, sono stati i risultati. Perché sono tutte capovolte, naturalmente. Queste sono appunto le cartoline che abbiamo. Un secondo solo, che ve lo metto in full screen. Queste erano appunto quelle relative all'Arena Moderno, quindi al cinema. Il cinema, anzi, facciamo così, vi faccio prima vedere un secondo.
Vi faccio prima vedere un secondo le foto. Di questi spazi. Allora, molti edifici. Cartoline, questionari. Scusate un secondo. Anche qui. Cartoline, questionari, schede, spazi. Tamura. So che fine abbiano fatto. Vabbè, un attimo, intanto gli faccio vedere le schede. Appunto, comunque il cinema, l'area del cinema era costituita da uno spazio di proiezione chiuso, al chiuso. Un'area invece all'aperto, con un'altra sala di proiezione, una specie di arena di proiezione esterna, è un'area giardino che appunto come ci diceva, che si adesso si configura come diceva ieri Ivan Detraz, come una friche urbana, cioè nel senso un vuoto che prima aveva una funzione e adesso invece è semplicemente il risultato di un'urbanizzazione che c'è stata nel frattempo negli anni successivi alla chiusura nei dintorni e quindi adesso è una parte di terreno incolto. La maggior parte dei cittadini che hanno risposto, tranne i più giovani chiaramente, hanno tutti avuto a che fare con questi luoghi quando erano in funzione, quindi diciamo che abbiamo riscontrato una tendenza a riottenere quelle funzioni che gli sono state tolte piuttosto che proporne di nuove, però ci sono anche molte proposte interessanti da questo punto di vista. Per esempio, appunto, c'è chi ha proposto un teatro per gli spettacoli dei bambini. Chi appunto chiaramente alcuni spazi alcuni di questi spazi avevano già una specie di vocazione, avevano già una vocazione appunto, cioè nel senso come per esempio nel caso del cinema aveva già una vocazione culturale data dalla conformazione degli spazi che, con un palco, con uno spazio proiezioni e quindi diciamo veniva anche ai cittadini e veniva più naturale richiedere un tipo di intervento simile. Esatto, ci sono state anche proposte di iniziative intere. Cioè chi non ha dimenticato chiaramente anche le categorie protette, il posto essendo molto grande e spazioso si prestava anche a un uso simile, quello dello skatepark. Appunto, sì, lo spazio verde ha dato sempre la suggestione appunto della necessità di questo di un parco, anche perché in quella zona il primo spazio verde disponibile è probabilmente quello di Piazza Garibaldi, che è qui, insomma non è così alla portata di tutti. Anche questi sono musica libera, sguinzagliatoio, un'altra. Questo anche è geniale secondo me, il cinema a 50 lire a biglietto. Beh, il cinema sempre rimane,
C'è chi appunto voleva sfruttare gli spazi, abbiamo avuto dei contatti con delle associazioni di per esempio appunto che organizzano corsi di teatro che pensavano che avere il doppio spazio esterno interno avrebbe anche favorito la possibilità di avere spazi per la formazione oltre che per la fruizione degli spettacoli. Questo diventa difficile da leggere. Comunque sì, praticamente significa uno spazio senza vocazione, cioè nel senso uno spazio che non ha un indirizzo preciso ma che può essere utilizzato in varie maniere. Parco per il mio cane. Alcuni erano quasi incomprensibili. Quindi, vabbè, qui praticamente si parla sempre di vocazione culturale dell'area. Teatro H24. Anche questo è secondo me molto interessante, un prato cinema con cuscini, coperte, rassegna sotto le stelle. Ah sì, tranquillo. È che sono un po', quindi non volevo. Coperte, rassegne cinematografiche sotto le stelle. Concerti, concerti, concerti. In realtà non c'è tutto questo spazio per un campo di calcio, forse 1-5-5. Però. Sì, è giusto. Queste erano quelle dell'Arena Moderno. Quindi molti hanno un po' ignorato lo spazio, per esempio lo spazio chiuso, e questo è indicativo del fatto come in quell'area manchino spazi aperti. E quindi la maggior parte delle richieste sono state per appunto lo spazio all'aperto che è nell'area. Questa è l'arena. Esatto, il famoso cancello che non si apriva. E questo invece era la cassina della Pineta di San Francesco. Sì, si comincia subito. Sorveglianza, anche quella alla fine, la necessità di sicurezza evidentemente che manca in questo luogo. Questo ci siamo interrogati tantissimo per conoscere il significato di questa espressione senza essere giunti a nulla. No, neanche googolandolo, secondo noi è una sigla che significa qualcosa. Sì, un acronimo, ma non abbiamo mai capito di cosa. No, questa è la cassina della Pineta. Una ludoteca con libri, come fa la città dei ragazzi. Questa era la vocazione iniziale del posto, che era un bar-ristorante, e in effetti attualmente nell'intera area della Pineta, che come dicevamo ieri è... rimane sempre il secondo spazio verde più grande di Bari, non c'è uno spazio ristoro attualmente, quindi ieri è stato molto divertente per esempio il fatto che mentre eravamo durante la visita si è affacciata vedendo la porta aperta una mamma con una bambina e mentre ci stava parlando della necessità di ripristinare un punto di ristoro la bambina ha cominciato a strattonare la mamma chiedendogli una bottiglietta d'acqua e le dice ora dobbiamo uscire dal parco per andare a comprare una bottiglietta d'acqua. Ora vedrete una carrellata molto lunga di richieste di piste per appunto per skate e pattini, perché appunto in quella Pineta c'è una grande pista di pattinaggio, una delle più grandi della Puglia, anche una delle più antiche,
La questione è che attualmente, come ci dicevano ieri i ragazzi dell'associazione sportiva che abbiamo invitato, che conta ben 547 membri, grazie al continuo furto di cavi di rame non c'è mai illuminazione durante la notte. E siccome appunto l'evento che era collegato a questo luogo, quando abbiamo fatto la raccolta di dati, era uno spettacolo di pattinaggio appunto offerto da questa associazione, molti dei pattinatori hanno offerto la loro opinione in maniera abbastanza unilaterale, insomma. Solo pattinatori. Respirare con i cittadini per 365 giorni l'anno. Uno spazio per le attività dei bambini. Discoteca all'aperto con i pattini. Anche questa. Ah. E appunto, data la zona, la vigilanza e appunto la mancanza di illuminazione, la vigilanza è stata una. Cioè, appunto, la richiesta di maggiore sicurezza è stata una delle cose principali. Attrezzature per i bambini. Anche la manutenzione, questo è legato al fatto che la Pineta in realtà ha all'interno un gran numero di strutture, nella maggior parte sportive, tipo piste podistiche, appunto c'è di recente avevano costruito una parete per il free climbing, eccetera eccetera, ma tutte queste strutture sono in uno stato veramente pietoso e quindi e nonostante questo attualmente la Pineta è assiduamente frequentata da sportivi e quindi molti hanno chiesto almeno come la minima manutenzione di queste strutture. Come ci diceva ieri l'associazione dei pattinatori, addirittura non c'è neanche chiusura del posto, nonostante il regolamento comunale stabilisca che il posto i cancelli vadano chiusi alle 9, la totale noncuranza, mancanza di manutenzione porta al fatto che la Pineta rimane aperta tutta la notte, perché non c'è neanche il personale che chiuda le porte. Pista per pattinatori, anche qui. Siamo sempre sulla stessa, più gente a pattinare. La sede dell'associazione pattinatori, anche qui abbiamo la stessa cosa, servizio pattini a noleggio. La corrente per la pista, appunto, come dicevamo, per il problema. Il luogo di aggregazione giovanile. Manifestazioni, un caffè letterario. E appunto la zona, tra l'altro, oltre a essere il secondo spazio verde più grande di Bari, è anche l'unico spazio appunto che viene fruito dalle famiglie della zona, quindi appunto la richiesta di spazi per i bambini è stata insomma una delle principali. Addirittura c'è chi ha chiesto un campeggio, anche perché appunto come ci è stato detto, è capitato più di volte che addirittura anche turisti di Bari, non avendo a disposizione strutture a basso costo come ostelli, appunto campeggi nelle vicinanze, dormivano nella Pineta con il loro sacco a pelo. Probabilmente sì. Sì? Nella Pineta? Stopover. Stopover in Bari, per cui i crocieristi anni fa, tra i denti quelli che ce ne sì, erano i primi anni che stavo a Bari, e i crocieristi all'epoca tutti i ragazzi con lo stallo Santa Fe che andavano un cazzo. Certo, quel traghetto. Questo è anche un tassello che ci mancava di questo. Stopover in Bari.
Esatto, avrebbe, non erano clienti per gli avvocati. Sì, o gli ostelli a basso costo, eccetera, eccetera. Che funziona le colonnine? Ah, ok, ok, per attaccare le prese. Quelle potrebbero essere anche convertite per caricare le macchine elettriche, moto elettriche. Certo, certo. Beh, tra l'altro devo dire che ho notato in questi giorni, tornando a Bari, una diffusione veramente incredibile di motorini elettrici, che era una cosa che tipo 6 mesi fa non c'era. Sì, sì, ho visto anche in Corso Vittorio, hanno montato le colonnine dell'Enel. Sede di qualche associazione per l'ambiente, a caso, o altro. E poi ci sono anche naturalmente i disegni dei bambini. Gestione privata del bar, pizzeria, ludoteca. Probabilmente questo è un gestore di un bar. Sì, sì, funziona, infatti. Non funziona più il bar. No, parla della biblioteca, cioè del centro. Ah, dicevo anche, sì, si sì, va, nel quale pizzeria non ha riscosso grandi successi. Poi... Ma anche la ludoteca di Parco 2 Giugno è chiusa, no? No, adesso aria aperta. Sempre la biblioteca di sì, 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 quella che era citata prima, tra l'altro. Io me la ricordo di quando ero piccolo, appunto l'adulto che era il Parco 2 Giugno, mi è mancata tantissimo negli anni in cui è stata chiusa. Però anche lì non hanno richiesto grandi cose, perché ci sono giorni che la ricordo di tutti. Sì, distrutti, certo. Sì, 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 ho presente, se è ancora quello lo stato delle attrezzature per i bambini, sì, ho presente. Questa era l'ultima e poi volevo appunto mostrarvi un secondo solo le... appunto, ora le tiriamo fuori, c'erano. Sì, poi... è meglio non farsi film troppo belli in relazione. Sì, sì, assolutamente. Allora, qui ora c'è perché non capisco perché non c'è più le foto di questi posti. Allora, qui per esempio invece abbiamo i risultati dei questionari che sono stati sottoposti. Ora volevo farvi giusto capire un secondo, a parte i materiali che voi sono disponibili per voi, quindi poi sopravviverete, volevo solo farvi capire il genere di domande che sono state poste ai cittadini. Appunto, gli è stata chiesta un'età compresa, un'occupazione, come erano venuti a conoscenza dell'iniziativa che li aveva portati in quel posto, chiaramente, vabbè, però. Appunto, se conoscevano il programma di riattivazione di questi spazi. Abbiamo chiesto se ritenevano utile l'esperienza e come la valutavano questa esperienza di riapertura, di riappropriazione temporanea di questi spazi. Un attimo. Dipende dai posti, perché chiaramente i posti avevano una frequentazione diversa. Abbiamo avuto tra le 25 e le 50 risposte.
Eh sì, appunto, poi abbiamo fatto una domanda relativa appunto all'inclusione, ovvero se i cittadini erano d'accordo con l'inclusione nei processi di pianificazione del futuro di questi luoghi, e c'è stato chiaramente da questo punto di vista un plebiscito. Poi il questionario noi l'abbiamo fatto online, in cui c'erano dei riferimenti, il questionario era online con dei riferimenti in tutto, nei luoghi, per esempio sulle cartoline c'erano i link, c'erano i QR code dappertutto, avevamo delle, anche abbiamo fatto compilare delle copie cartacee anche in minima parte, giusto per appunto per diffondere questa... Le domande erano impostate a risposta multipla e... La domanda tipo, eh sì, appunto ve le sto dicendo, quelle le domande che... appunto abbiamo chiesto... Esatto. Abbiamo chiesto se i cittadini conoscevano appunto le aree, queste aree prima che fossero riaperte. Moltissimi sono stati anche no, probabilmente i più giovani anche che non le hanno mai viste in funzione, e se sì, come erano venuti a conoscenza di queste zone? Molti appunto semplicemente ci passavano davanti, altri le fruivano, ad alcuni ne hanno parlato. Abbiamo chiesto se appunto se erano disposti a partecipare a un processo di partecipazione. Anche lì c'è stata una maggioranza, sì, ma ci sono anche stati dei no. E nel caso appunto quale fosse stato l'utilizzo, l'uso più o meno delle aree. E una delle domande più interessanti che ci è sembrata da porre è: quanto tempo dedicheresti alla gestione di questo spazio, se questo spazio fosse poi riassegnato ai cittadini? Chiaramente questa cosa era correlata, per esempio, sia all'occupazione, sia alla volontà di partecipare a questi... Per esempio, chiaramente, i disoccupati ci hanno offerto quasi tutto il loro tempo, c'è chi ha detto anche mezza o tutta la giornata, per esempio. Ci sono stati chiaramente molti sì nel weekend, per esempio. Poi abbiamo chiesto anche appunto le distanze, per esempio a quanta distanza, in che raggio dal luogo abitavano le persone che sono venute a collaborare in queste giornate, se le trovavano che le aree fossero ben collegate, e incredibilmente, nonostante noi ci aspettavamo una risposta negativa, molti si sono detti soddisfatti dei collegamenti che ci sono con queste aree. Poi abbiamo chiesto delle valutazioni numeriche, tipo da 1 a 5, sullo stato di degrado della zona, oppure cioè sullo qual è la prima era sull'area, sull'intera area, cioè sul quartiere in cui è posto lo stato del quartiere, e poi sullo stato del singolo appunto lotto. E poi avevamo le ultime due domande. L'ultima era in realtà era prettamente per noi appunto gruppo, e che era praticamente che tipo di interazione volessero, se volessero un'interazione semplicemente basata sui questionari, un'interazione più complessa ma online, una cooperazione diretta. Esatto, e in effetti probabilmente la semplicità di approccio. Sì, certo, chiaramente parliamo di chi ha partecipato. Sono quelli che l'hanno compilato, però sono anche quelli che sono venuti, quindi chiaramente il campione considerato. Infatti la nostra scelta di farlo online, questionario, era legato anche a questo, cioè a sperimentare l'approccio online rispetto alla progettazione partecipata, ovvero se bastasse, cioè nel senso se fosse, abbiamo infatti calcolato che più o meno un terzo dei partecipanti alle iniziative hanno compilato i questionari. Questo era già per noi un dato da questo punto di vista. E poi abbiamo chiesto anche
a quale categoria avrebbero voluto dedicare questi spazi. Chiaramente c'è stata una stramaggioranza di bambini e ragazzi, perché le iniziative, tra l'altro, erano spesso rivolte, cioè erano, essendo in orari e in posti spesso fruiti dai ragazzi, appunto le famiglie hanno chiaramente scelto, nella maggior parte dei casi, di dedicare questi spazi a loro. Quindi ora noi metteremo a disposizione tutti questi dati per voi, l'unico dato che manca, appunto, che è quello relativo allo spazio ARX, sarà colmato dalla presenza nel pomeriggio dei direttori dell'associazione di cittadini dell'area, a cui potrete rivolgere tutte le vostre domande. Oggi abbiamo qui, appunto, con noi Yolanda Romano, che appunto ci parlerà delle metodologie che loro con Avventura Urbana applicano nei processi partecipativi, quindi restituendoci una dimensione anche un po' più reale di questi processi, che fino adesso sono stati trattati in maniera o puramente legislativa, e amministrativa nella prima giornata, e invece sono stati trattati, abbiamo visto invece i lati più operativi di questi processi ieri, grazie all'intervento di Bru De Frigo. Sì, ti attacco il cavo. Ciao a tutti, possiamo partire con un giro di presentazioni? Serve il microfono per lo streaming, vero? Nel senso che mi piacerebbe capire chi siamo, così almeno, visto che siamo pochi, se riuscite a venire tutti davanti, e anche ci capiamo meglio. Poi dico chi sono io, parto da voi però. Io sono Angelo Carchidi e vengo da Rosarno, sono qui come ospite. Mi laureerò in architettura tra qualche mese e mi occupo di un progetto a Rosarno, nella mia città, che ha a che fare con la partecipazione alla cultura, quindi sono tutto orecchie. Appunto, io sono Vittorio, sono uno dei proponenti di questo laboratorio insieme ai ragazzi di Pop-Up che arriveranno nel pomeriggio, e anch'io sono un laureando in architettura e mi sono avvicinato alla progettazione partecipata molto grazie alla storia e al lavoro di Avventura Urbana, devo essere sincero, di cui io ho letto il libro che mi ha un po' aperto le porte verso questo mondo. Io sono Francesco Todaro, sono un tecnico di energie rinnovabili, sono disoccupato però creativo. non sono di Bari, sono di Monopoli, come dicevo, e quindi mi trovo come una specie di esploratore in questa situazione. Sono qui perché nella mia città ci sono criticità, secondo me, e volevo avere gli strumenti. Faccio parte anche di un'associazione che ha un consigliere comunale nella mia città, però praticamente ho provato a coinvolgere tutte le persone che conoscevo, gruppi eccetera eccetera, e sono solo. Vabbè, andiamo avanti. Io sono Maria Antonietta, sono un ingegnere di architetto da poco, mi sono laureata l'anno scorso. E nel frattempo, diciamo che collaboro con un ingegnere del mio paese, con un altro ingegnere di Bari, diciamo, per accimolare qualcosa. In più sono coinvolta in alcuni progetti di volontariato che sono più vicini a questi temi, e quindi è per quello che poi nel tempo libero cerco di approfondire queste tematiche. Allora, ciao a tutti, sono Fabio Barracane, sono anche io un creativo, appassionato di design, comunicazione, e sono venuto qui per cercare delle persone da poter integrare in un progetto che mi sta a cuore,
che sto portando avanti da solo da diverso tempo, solo che si sa, da solo non si va da nessuna parte, quindi sono venuto qui poi per presentare quello che io voglio fare ed eventualmente trovare dei collaboratori per poter spingere e sviluppare queste idee che io ho qui con me. Buongiorno, io sono Giuseppe, anch'io mi sto laureando in ingegneria qui a Bari, ma da 3 anni sono un giornalista ambientale e faccio parte di un'associazione nazionale che si occupa di consumo di suolo e di urbanistica partecipata. E Salviamo il Paesaggio è un forum nazionale che è nato nel novembre del 2011 e che insomma fa tutta una serie di attività soprattutto a livello nazionale. Qui in loco ha avuto più un carattere divulgativo, proponendo sia al nuovo ma alla precedente amministrazione soprattutto come misura più importante il censimento di tutto il patrimonio edilizio costruito e dismesso, ottenendo qualche informazione ma non completa. E niente, poi comunque appunto ho letto sin da quando è uscito il libro, mi è piaciuto molto e quindi ho cercato poi di approfondire queste tematiche. Grazie. Ciao a tutti, sono Marika e sono laureata in architettura. Mi sono interessata del tema della rigenerazione urbana attraverso la mia tesi di laurea, occupandomi di una periferia degradata di Roma. Sono di Bari, però ho studiato a Roma. Adesso, essendo tornata in questo periodo qui, mi sono interessata a quello che sta succedendo nella realtà barese, e cercando di approfondire la tematica della rigenerazione da un punto di vista più partecipativo. Per questo mi interessava essere qua. Io sono Giuseppe, siamo una delle associazioni che rientrano in questo laboratorio. Io Giuseppe, con quella con cui abbiamo partecipato è Voti a Rendere, che è un progetto di principi attivi che si occupa della mappatura e del riuso temporaneo di spazi abbandonati, mentre cose su Gravina, un piccolo comune nell'entroterra vicino, sì. E sono anche in un altro movimento, un laboratorio di pianificazione partecipata che si chiama Siamo Tutti Tufi. È uno slogan nato a seguito di alcuni crolli che ci sono stati nel centro storico e poi è confluito in una serie di proposte partecipate per tirare su un po' le sorti di questo centro storico. Nello De Padova, intanto vi chiedo scusa per non essere stato con voi ieri e l'altro ieri e per non esserci praticamente fra mezz'ora mai. Nei 2 giorni in cui svolgo attività settimanali, in cui svolgo attività retribuita, perché per scelta di vita ho deciso di lavorare poco, guadagnare poco ed essere più ricco, faccio il dipendente comunale e mi occupo di sistemi informativi territoriali da un paio d'anni. Sto costruendo il sistema informativo territoriale. Mi piaceva quindi vedere chi c'è qui, perché insomma spererei prima o poi di fare cose insieme, perché dentro l'amministrazione ci sto provando. In questo periodo in particolare mi sto occupando di un progetto Tetti Verdi che dovrebbe risolvere alcuni problemi di bombe d'acqua piuttosto che di isolamento termico delle superfici, almeno quelle piane, e poi di riutilizzo sociale soprattutto. Io quando ero piccolo andavo a giocare sul tetto mentre mia nonna stendeva i panni, adesso nessun bambino lo fa, lei distorce addirittura gli occhi, dice che è giocare sui tetti, quando mai? Ecco. Infatti appunto. Quindi mi piaceva esserci per pigliare un po' di contatti, un po' di confronto. Negli altri giorni invece faccio le cose più interessanti, appunto quelle che mi arricchiscono. Sono uno dei fondatori del Movimento per la Decrescita Felice di Maurizio Pallante, ho scritto lo statuto insieme a lui. Curo il progetto Depiliamoci, liberarsi del Depiliamoci. Dopo aver scritto il libro curo il sito e faccio delle attività sulla mobilità sostenibile con le macchinine Depiliamoci, insomma, varie cosette di questo genere qua.
Però appunto per me è interessante, ve lo ripeto, fatevi vivi se potete, se vi interessa al comune, perché sto facendo il SIT e per esempio la mappatura degli spazi riutilizzabili, se la si fa, io la schiaffo sicuramente nei layer che si mettono disponibili al pubblico, insomma, ecco, per dire esistono, ecco. Ma questa è la prima idea che mi è venuta da quello che hai detto tu, insomma. Grazie. Bene, grazie. Direi che è sempre molto utile cominciare con delle cose pratiche quando si parla di progettazione partecipata. Abbiamo già fatto due cose. Oltre a presentarci ne abbiamo fatta un'altra. Qual è? Come? No, ma proprio pratica. Abbiamo spostato le sedie, avete notato? Sì, prima, però voi avete trovato le sedie diverse da come erano. Quindi per dire che, grazie mille, che non so quanto tempo abbiamo prima del pranzo, un'oretta? Mi date un'oretta? La progettazione partecipata è fatta di tante scelte banali e pratiche, quindi si possono fare grandi discorsi, ma io più vado avanti nelle mie esperienze di formazione, più cerco di far capire le cose pratiche. Perché alla fine si possono scrivere i libri, ma se uno non è capace a mettere le sedie in una stanza è molto difficile coinvolgere le persone in modo attivo. Dico questo perché della presentazione che avevo ne ho già buttato via un pezzo e farò vedere soltanto alcune immagini. Poi a seconda dei vostri interessi decidiamo su che cosa concentrarci. Mi presento anch'io. Io mi chiamo Yolanda Romano, ho fondato questo gruppo che si chiama Avventura Urbana ben 22 anni fa, quando alcuni di voi erano ancora all'asilo, come ho scoperto chiacchierando con Pippo in macchina, e quindi insomma ne ho viste di cose nel nostro paese, nel senso che quando io mi sono laureata nel 92, cioè quando parlavo di progettazione partecipata mi ridevano dietro. Ecco, perlomeno adesso il termine progettazione partecipata non è più un'onta, esiste in alcune situazioni anche di moda, poi non è detto che a questo sdoganamento del termine sia seguita una grande rivoluzione, però di sicuro in questi 22 anni di cose, le cose sono cambiate, ci sono in tutti i territori dove io vado, dove mi capita di essere invitata, gruppi che fanno delle cose, funzionari comunali che sono interessati, politici che hanno la delega, quindi è molto diverso dal vuoto totale in cui ci muovevamo noi, infatti ci siamo chiamati Avventura Urbana perché era veramente un salto nel vuoto. Ho notato tra l'altro che siete bravissimi a dare i nomi, quindi questa è una competenza che in Puglia avete. I 5-6 nomi che ho sentito stamattina di gruppi, di associazioni, sono tutti meravigliosi. Quindi poi mi dovete spiegare perché avete questa competenza che noi a Torino non abbiamo. E così siamo a pari. Io ho 22 anni di esperienza di progettazione partecipata, ma voi probabilmente avete secoli di Magna Grecia e di altre cose alle spalle che a Torino non abbiamo. Quindi cerchiamo di fare magari una cosa un po' che vi serva. Perché è tanto inutile che io venga qui a raccontarvi le cose che non vi servono. Ecco perché ho buttato già una parte delle slide. Adesso io utilizzerei questa ora, anche perché abbiamo la possibilità dello streaming, per raccontare un po' di cose che esistono, alcune delle quali avete già fatto, magari in forma un po' più improvvisata. Anche noi all'inizio improvvisavamo, quindi è normale. Poi oggi pomeriggio sarebbe bello fare delle cose pratiche, cioè proprio mettere in pratica alcuni strumenti. Siete d'accordo? Vi chiederò il consenso su tutto, perché la progettazione partecipata è una politica che va coprodotta, cioè o c'è collaborazione oppure non avviene nulla. Ho cancellato tutte le slide che fanno il pistolotto su che cos'è la partecipazione, che cosa serve, chi coinvolgere, quando, eccetera, perché siamo già dentro un processo, il che è una cosa bellissima. Molto spesso io faccio lezioni in situazioni dove non esiste un caso, dove ancora bisogna creare le condizioni, quindi voi avete una grandissima opportunità. Cioè se voi vi collaborate con i ragazzi che stanno organizzando questa cosa, insieme al comune, e tra l'altro il nome di questo progetto, i luoghi, le cose che abbiamo in comune, non so se è un caso, magari no,
è veramente il cuore di tutto quello di cui stiamo parlando, quello che gli americani chiamano il common ground, cioè che cosa abbiamo in comune, è tutto lì. Per fare questa cosa, cioè capire che cosa abbiamo in comune, ci sono strumenti che funzionano meglio del questionario. Però il questionario è il primo che facciamo tutti quando cominciamo, perché ne abbiamo già sentito parlare. Anch'io la prima volta ho fatto un questionario, poi non ne ho più fatti. Per dire che va benissimo cominciare, però ci sono degli strumenti che accelerano l'interazione fra le persone e fanno succedere le cose più interessanti per capire cosa abbiamo in comune fra la pista dei pattinatori e la ludoteca. Cioè non bisogna scegliere fra A e B sulla base dei voti. Quella è un'ottica democrazia rappresentativa parlamentare, non è quello che facciamo qui. Noi facciamo una cosa diversa, che ha un'ottica trasformativa e che porta le persone a tirare fuori i loro punti di vista, e poi si prendono tutti i punti di vista e si crea un nuovo progetto. Non ci sono vincitori e vinti, non ci sono maggioranze e minoranze. Fin qua insomma, siete d'accordo o è proprio una cosa inaccettabile per voi? Bisogna dimostrarlo. Quindi, che cosa servono le tecniche? Allora, queste sedie sono vuote, no? Le tecniche servono a fare questa cosa qua, cioè a fare in modo che una teoria, mettiamo le sedie in cerchio, presentiamoci, mettiamo le etichette, eccetera, 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 diventi una realtà. Fra la teoria e la realtà c'è di mezzo la buona volontà, l'esperienza, la padronanza delle tecniche, tante cose. Non basta ovviamente studiare in teoria. E quindi bisogna sapere che ci sono delle... Viene troppo piccola, però. Tu sei capace a farmi diventare più grande questa slideina, quella che vedo io? Però si vede. No, ma io mi devo girare per leggerla. Ah, okay, sì. Vedi? Ah, sì, certo. Viene troppo piccola, io non riesco a leggere, quindi mi devo girare. Ma perché sono la PowerPoint? Sì, non va bene, vero, PowerPoint? Vabbè, dai, non importa, okay. Mi giro. Allora, le tecniche normalmente io le divido in tre famiglie. Tra l'altro so che voi avete avuto degli incontri, per chi di voi ha partecipato, con un esperto francese che vi ha fatto vedere delle tecniche pratiche, che da quello che ho capito io le ascriverei un po' sotto la famiglia delle tecniche di ascolto del territorio, anche se sono eventi, sono happening, sono momenti di sensibilizzazione, fanno sempre parte un po' della prima famiglia, che è quella, immaginiamoci, della seduzione. Cioè siamo in una fase di corteggiamento ancora, quando andiamo a fare le cartoline, andiamo a fare le visite di quartiere, stiamo lanciando un messaggio di possibile collaborazione con un territorio che non ci conosce. E quindi è veramente un momento di corteggiamento, perché non è detto che quel territorio ne abbia voglia, non è detto che risponda, non è detto che gli interessi. Quindi quella fase lì è molto importante e l'avete già fatto anche voi, quindi va benissimo. Poi c'è una seconda fase in cui bisogna passare da questa fase di corteggiamento a una fase in cui si mette su casa, cioè ci si mette insieme, si cominciano a fare dei progetti, si stabilisce in che direzione andare, eventualmente si costruiscono le stanze, eccetera, eccetera. Quindi lì bisogna andare un po' coi piedi di piombo, no? Bisogna sapere cosa si fa, perché sennò si rischia di dimenticarsi la cuccia del cane, la stanza del bambino, no? Bisogna progettarla bene questa casa. Poi quando si vive insieme ci sono anche i conflitti, no? Possono venire fuori un po' dopo, di solito vengono fuori dopo, difficile che vengano fuori nel momento di entusiasmo, però subito dopo, quando bisogna cominciare a dire ma tutte e due le cose non ci stanno, mettiamo il letto più grande o la libreria più grande, mettiamo lo spazio in gestione per il bar o mettiamo la ludoteca o mettiamo la discoteca sui pattini. Allora, se lì abbiamo un'ottica o che è quella del voto, per intenderci, il voto, guardate, che può assumere tantissime forme, dall'alzata di mano a
questo è un grosso rischio, perché secondo me gli strumenti di partecipazione online hanno delle potenzialità enormi, visto che so che voi vi state studiando un'applicazione. Vi do proprio questo alert, fate attenzione che non diventino in modo nascosto degli strumenti che facciano vincitori e vinti. Ed è molto difficile online, perché online non hai la compresenza. E allora è molto più difficile lavorare anche sull'esperienza, sulle emozioni, sulla comunicazione di un gruppo e costruire un approccio diverso alle decisioni. Secondo me si può fare, però bisogna essere bravissimi. E quindi, allora lì si entra in una fase negoziale. Negoziale non vuol dire mettersi a tirare, no, la corda, come il negoziato, quello del commercio, no, il prezzo. Non vuol dire tirare sul prezzo. Negoziare in modo creativo vuol dire imparare a ragionare in un'ottica in cui tutti ci guadagnano. Avete già sentito parlare della storiella dell'arancia? Allora, è una storiella che adesso ho deciso che racconto sempre perché secondo me funziona molto bene. Ieri sera ho fatto l'ultimo incontro di una commissione deliberativa di 16 cittadini, che c'è il bilancio partecipativo di una circoscrizione a Torino di 90.000 abitanti, quindi una circoscrizione è come una città, per decidere come spendere 500.000 euro. Quando quei cittadini sono entrati in quel gruppo, estratti a sorte, avevano un atteggiamento: io sono venuta per i giardini sotto casa, cioè i figli piccoli, io sono venuta per le barriere architettoniche perché ho una certa età, io ho l'atteggiamento, io sono maestra e voglio portare soldi sulla scuola, io sono un giovane e voglio mettere i soldi sul centro di aggregazione giovanile. Questo era l'approccio. Quindi l'approccio era: vediamo chi è più forte, ok? Ieri sera abbiamo portato 4 arance, ognuna per ogni gruppo, ed è abbiamo lavorato tutto il tempo con questa arancia appoggiata sul tavolo. Allora, l'arancia è una storiella che hanno messo nel loro bestseller internazionale due autori che si chiamano Fischer e Uri, che hanno scritto un libro che si chiama Getting to Yes. In italiano è uscito col titolo di L'arte del negoziato. E racconta proprio come si fa a negoziare i conflitti con un approccio alternativo. C'è un'arancia che tutte e due le sorelle vogliono. Che cosa fa la mamma? Troppo facile. Beh, la divide in due. Tutte e due hanno metà di quello che volevano. Quindi nessuno è contento. O è comunque parzialmente contenta, perché ho la metà di quello che volevo. Quindi, cosa fa la mamma? Sentiamo anche gli altri. Diamogli il tempo di riflettere. Come? Fa una spremuta? E poi cosa ne fa della spremuta? Divide la spremuta. Cosa cambia rispetto a dividere l'arancia in due? Ma cosa, non è più quel bene, ma che la sorella che voleva metà arancia, cosa ci guadagna avere metà spremuta? Gli hai scontentate tutte e due. E cosa fai con le tre parti? Ma la mamma non la vuole. La mamma non la vuole. Ma le figlie vogliono l'arancia ciascuna? Ciascuna? Entrambe le figlie? Questa è una domanda. Tu la sai? Sai la risposta. No, io voglio... La storia serve per farvi ragionare sull'approccio. Quindi qual è il risultato di questa negoziazione? Ah, questa è una domanda veramente intelligente. La ripeto per... La mamma lo sa perché vogliono l'arancia? E questa è una contrattazione. Non è quello il ragionamento. Quello che bisogna seguire è il ragionamento di Maria Antonietta.
e cioè non quanto sei disposto a lasciare ad acquistare e quindi esercitare una pressione economica, non economica, no. Il punto è: perché vuoi l'arancia? Tu lo sai perché hai letto il libro? Lo sai già? Non mi ricordo se l'ho citata l'arancia nel libro. Cioè, quindi, vabbè, vi dico la soluzione. Finisce che la mamma chiede alle figlie: perché vuoi l'arancia? E una dice: voglio il succo per farci un'aranciata. E l'altra dice: voglio la scorza per farci un dolce. E quindi la mamma prende tutto il succo e lo dà a una sorella, tutta la scorza e la dà all'altra sorella. Quindi nessuna delle due ci perde. Nella teoria dei giochi questo si chiama un gioco a somma positiva. Io vinco, tu vinci. Questo è l'approccio che bisogna avere. Se tutti e due volevano la scorza, si scopriva che c'era un'aranciata in più. E forse si poteva scambiare con un'altra scorza, chi lo sa. Si scoprivano delle cose. Allora, l'approccio è di scoperta. Cioè non bisogna arrivare fretta di arrivare alle conclusioni, perché se io mi fermo alle cartoline, prendo le cartoline e dico: vabbè, vediamo quanti hanno votato questo, quanti hanno votato quello, quanti hanno votato quello, probabilmente sto facendo dei danni. È molto probabile, vi direi che è sicuro. Quindi quello che devi fare è: fermi tutti, cerchiamo di capire quali sono gli interessi che stanno dietro queste richieste. Ok? Vado avanti? Ci sono... Dove siamo qua? Ci sono, quindi, questa fase che io chiamo dell'interazione costruttiva. Se ho fatto un buon ascolto, avrò capito perché le persone vogliono una cosa, ne vogliono un'altra, ne vogliono un'altra. Ora si tratta di trovare la soluzione. La soluzione che trova la mamma è... era una semplice, questa è una sorella banale, però vi assicuro che se voi affrontate le politiche pubbliche, i casi sul territorio, troverete quasi sempre delle situazioni di questo tipo e dovete portare le persone a ragionare in un'ottica: come faccio a far vincere tutti, non come faccio a fare una sopraffazione sul più debole, perché c'è sempre qualcuno in un territorio che è più debole, o perché meno, gli interessi sono meno numerosi, o perché gli interessi non sono rappresentati. Chi di voi si occupa di ambiente? C'è il tema, no? Degli interessi delle future generazioni, chi li rappresenta? Poi ci sono i minori, poi ci sono tante voci che sono meno forti nell'arena decisionale. No, beh, dicevo, probabilmente per l'esempio della raccolta differenziata potrebbe calzare bene questo ragionamento, perché lo scorso anno per appunto una questione lavorativa sono stato in una delle periferie di Bari nella quale la precedente amministrazione voleva sperimentare il sistema porta a porta. Inizialmente non era stato fatto in modo adeguato, secondo insomma a molti cittadini che non si accontentavano del volantino nel quale si elencava l'organico nel cassonetto marrone, la carta qui e il vetro lì, e soltanto con molta pazienza e questa capacità di dire: vedete che se si raccoglie bene, insomma, se si fa bene la raccolta differenziata, non ci guadagna solo il comune, ma potreste guadagnarci anche voi, perché questo sistema, questa modalità messa a sistema potrebbe produrre per voi una riduzione della tassa, ha creato magari un incentivo e uno stimolo ad approfondire, a capire meglio la modalità di conferimento, e quindi dire anche la persona apparentemente meno sensibile ecologicamente dice: però per la possibilità di risparmiare entro in questo sistema, in questo meccanismo. Poi la raccolta differenziata è stata fatta per pochi mesi, poi è stata abbandonata, e vabbè, questo è un altro discorso, è un'altra tragedia ereditata dalla precedente amministrazione.
Però comunque, come nel momento in cui non si crea un out-out o il comune o la cittadinanza, ma si riesce a creare un sistema alternativo, come ha detto lei prima, appunto, magari vincono tutti, uno è più stimolato a interagire, ad aderire all'iniziativa stessa. Esattamente. Questa fase, che io chiamo di interazione costruttiva, perché si tratta di interagire, ma non semplicemente di interagire e farsi venire delle buone idee che soddisfino il più possibile tutti gli interessi. Lì ci sono tante tecniche. Allora io, e poi ci sono le tecniche di mediazione dei conflitti, vi faccio vedere delle immagini, così le facciamo scorrere. Sì. Come vengono, cioè, la risposta la saprei, però mi piacerebbe certo. Avere un se riuscite a darmi del tu mi fate un grandissimo favore, se ce la fate, eh? Se poi non ce la fate non importa. No, non ce la faccio. Ah, ok. Allora, sì, adesso ci arriviamo, nel senso che ci sono gli strumenti della prima fascia, quelli che ho chiamato dell'ascolto. Il termine che più comunemente viene utilizzato in ambito internazionale è outreach. L'avete già sentito? Outreach letteralmente vuol dire andare fuori a cercare. Non c'è in italiano questa parola. Andare fuori a cercare. Ma scandagliare è un'attività, scuoti. Invece lì vuol dire uscire, coi piedi, uscire e andare fuori a cercare. Questa operazione la si fa fisicamente andando nei luoghi. Non soltanto i luoghi nella piazza della Pineta, cosa c'è? Dove avete fatto l'incontro? Dove c'è il bar? Ma non solo lì, anche intorno. Ci sono le passeggiate di quartiere, adesso vediamo se abbiamo degli strumenti. Ci sono le riunioni di gruppo che si possono fare lì dove si interviene. Per esempio noi abbiamo inventato uno strumento, perché non c'era altro modo, nei quartieri popolari delle periferie di Torino facevamo gli incontri di scala. Cioè, in ogni scala dei caseggiati delle case popolari, alle 4 del pomeriggio ci facevamo trovare con le sedie in cerchio, una lavagna con un banner tipo quello, i pasticcini da bere, un facilitatore, un osservatore, si suonavano i campanelli e loro scendevano, perché lì la prima volta davamo appuntamento, poi ci presentavamo e non c'era mai nessuno, perché non era proprio nella loro forma mentale, cioè ti dicevano di sì, ma poi non venivano. Cioè non esisteva proprio la cosa del partecipare a una riunione e quindi gli facevamo la riunione sotto casa. Ma è un esempio. Qua vedete, l'incontro di scala, vedete? Questo è proprio una cosa reale. Il fatto di trovare nel posto dove tu solitamente sei abituato a non essere considerato da nessuno, fra di loro molto spesso sono in conflitto, non si parlano da anni perché sono situazioni anche di disagio sociale pesante, di colpo trovarsi in una situazione conviviale tipo te del pomeriggio, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, aveva un effetto talmente spiazzante che anche persone che non si parlavano da anni cominciavano a parlarsi. E mi ricordo che mi è rimasta proprio impressa a un certo punto una signora alla fine di queste proprio arroccatissime difese ha sentenziato, questa è bellissima secondo me, anche la regina ha bisogno di una vicina, cioè lei stessa l'ha detto. E guardate che molto spesso i problemi delle periferie di insicurezza che vengono denunciati come criminalità a rischio, in realtà nascondono la solitudine, l'isolamento, quindi è molto più importante agire sul fronte delle relazioni che non le telecamere, per farvi un esempio. Poi ci sono le passeggiate di quartiere, ci sono i pali d'ascolto, questo per esempio è un palo
palo d'ascolto è anche una cosa che ci siamo inventati con Marianella Sclavi. L'avete incontrata, Marianella Sclavi? È un'antropologa che è stata una delle prime in Italia a portare l'arte dell'ascolto attivo, ascolto attivo, non ascolto passivo. Poi questo pomeriggio, chi vuole, magari approfondiamo. Allora, l'ascolto attivo non è la stessa cosa dell'ascolto passivo, perché bisogna utilizzare le emozioni, ma non di quello che stiamo intervistando, le tue di intervistatore. Cioè, usi le tue emozioni per capire come tu stai ascoltando, come tu guardi il mondo, perché molto spesso noi andiamo, facciamo delle chiacchierate e non abbiamo capito niente. Pensiamo di aver capito, ma non abbiamo capito. E qua mi guardate come se non foste convinti. Facciamo un piccolo spaccato sull'ascolto attivo, perché se non si capisce l'ascolto attivo, tutto il resto non serve a niente. Cioè, voi potete fare centinaia di guardate, io ho fatto eventi anche con 1000 persone in simultanea in 4 lingue. Cioè, non è quello che fa la differenza, quante persone, quanta tecnologia. Poi ho anche delle foto, vi faccio vedere che non sto millantando, è vero? Ma non serve a niente se non si ascolta attivamente, come la mamma che parla con le due figlie. Non serve a niente. Abbiamo buttato via soldi, tempo, e alla fine abbiamo tirato fuori una bella lista della spesa che potevamo tranquillamente farci da soli. Perché se noi ogni volta che interloquiamo con i partecipanti, in realtà sentiamo solo quello che siamo pronti a sentire, il resto non lo sentiamo. Non facciamo la domanda giusta per arrivare a capire. Giochino, mi dai la tavoletta grafica? Ho bisogno di collegarla. Aspetta, forse ce l'ho qua, ma devo... Forse non ce l'ho. Uno... Non ce l'ho. Allora... 9 punti, disegnate 9 punti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sul vostro taccuino. No, bisogna avere un taccuino, sul libro. Chi lo sa già non lo fa, però chi lo sa già gliene do un altro. Un puntino con un cerchio intorno. Come si fa? No, lo sa già. Lo sa già. Vabbè, ma vi state conoscendo? Sì, ma io sono però 30 anni di ritardo. Vabbè, però se non ci fossero stati loro che organizzavano questi incontri, che mettevano in comune le esperienze, adesso scambiatevi i numeri di telefono. Allora, 9 punti. Fatemi vedere. Ok. Proprio così. 9 punti così. L'avete disegnati tutti? È uguale. No, senza numeri. Non ho detto 9 numeri, ho detto 9 punti, no? Adesso bisogna collegare questi 9 punti con 4 rette senza sollevare la penna dal foglio. 4 segmenti. Infatti è un matematico che l'ha sviluppato questo gioco, ed è un gioco che dimostra il pensiero laterale. Fate una prova, magari ci riuscite al primo colpo. Però io devo vedere le prove sbagliate, provo e sbaglio, provo e sbaglio. Collegare tutti i 9 punti con 4 rette, senza 4 segmenti, senza staccare la penna.
siamo? Ma prima devo vedere i tentativi, se no il gioco non serve, come ha fatto lei. Bisogna vedere il tentativo fallito o riuscito. Come? Mi serve un altro. Adesso però dovrei farvi la soluzione. Non esiste una griglia dei punti, esistono dei punti, io ho detto di collegare i punti. Perché voi parlate di griglia? Guardate, qui è proprio la formulazione della risposta fa la differenza e vi insegna qualcosa, se trovate la formulazione giusta. Cioè, onestamente, perché non stavate in una griglia? Antonietta, e che tipo di condizionamento era quello? Antonietta, come? In questo caso? Grafico in che senso? Cosa è successo quando vi siete confrontati con questi 9 punti? Abbiamo immaginato che i punti descrivessero una griglia che in realtà c'è. Cioè... Una griglia, quindi che cosa avete visto? Un limite. Avete visto un quadrato, certo. Avete visto un quadrato. C'è il quadrato? Ma voi l'avete visto? La vedete la differenza fra ascoltare attivamente o passivamente? Se io prendo questi 9 punti, per come io li vedo come un quadrato. Se io li prendo per quello che essi sono, li vedo come 9 punti. Questa è la dimostrazione che noi abbiamo dei filtri. Ok? E quindi se noi vogliamo vedere una cosa quadrata, la vediamo quadrata. Anche se nessuno ci dice che è quadrata. Ok? Anche se io so la soluzione perché l'ho visto fare,
se non mi sono esercitato a ragionare come se le cose non fossero mai come io le vedo, cioè dovete dubitare di voi stessi. E per dubitare di noi stessi dobbiamo chiedere all'altro di farci vedere le cose come le vede lui o lei. Quindi in un colloquio non dobbiamo fermarci alla prima risposta. Perché se io ti chiedo cosa vuoi farci qua, solo pattinatori, mi fermo lì, io voglio capire cosa sta dietro questa risposta, com'è il tuo mondo, per quale motivo tu mi dici solo pattinatori, perché se io mi fermo a solo pattinatori entra in conflitto con solo bambini, ok? Se io cerco di capire qual è la vita quotidiana, sportiva, le ambizioni, la storia, le cose che sono successe in passato di quell'associazione, ma cerco anche di capire tutto quello che sta dietro la vita di chi chiede lo spazio per bambini e quell'altra cosa, eccetera, eccetera, allora lì sto facendo ascolto. La capite la differenza? Non è tanto una questione di percepire, è una questione di rendersi conto di avere dei condizionamenti, tecnicamente si chiamano delle premesse implicite, cioè che mi fanno ascoltare quella cosa in un certo modo, perché io mi sono formato, non ho fatto l'università, non sono nato in un certo posto, sono uomo o donna, dipende dalla mia età, e cercare di non accantonare questi condizionamenti perché è impossibile. Esserne consapevoli. E lì bisogna fare ci vorrebbe un corso sull'ascolto attivo, cioè l'esercizio da fare è sulle emozioni collegate al momento dell'ascolto. Se voi andando fuori con la penna da quel quadrato che vedevate, come vi sareste sentiti? Non l'avete fatto. Perché non l'avete fatto? Perché arrivate lì e cosa sentivate? Un imperativo morale, fermati, è vero o no? Un confine. Ecco, bisogna imparare a superare quel confine, tenendo a bada le emozioni, quindi sapendo che non è che sei fuori legge, stai semplicemente esplorando un modo di guardare le cose diverso. Ok? E quindi hai bisogno di aiuto, perché ti stai muovendo al buio. E allora devi chiedere, mi fai capire? Una cosa pratica che serve molto, anziché fare un'intervista strutturata, tipo queste sono le mie domande, A, B, C, D, e fare un'intervista su base storia di vita, che vuol dire, la storia di vita è una tecnica della sociologia, poi magari l'ospite di questo pomeriggio vi potrà raccontare un po' meglio, ma non chiedergli di raccontarti tutta la sua vita, chiedere degli episodi significativi della sua esperienza in relazione all'argomento di cui stiamo parlando. Per cui se una persona mi dice qua i mezzi pubblici non funzionano, io non mi limiterò a scrivere qua i mezzi pubblici non funzionano, ma chiederò mi racconta l'ultima volta che ha dovuto andare a fare gli esami del sangue, come ci è andato? Oppure non ci sono spazi per i bambini. Cosa fa abitualmente con suo figlio, con i figli, con i nipoti, con quello che è? E quindi farsi raccontare dei pezzi. È come vedere le cose con gli occhi di un'altra persona. Ok? È un esempio, perché ce ne sono tanti. Anche andare fisicamente. Quella cosa che abbiamo detto, il pallo d'ascolto, è prendere una persona, metterla come un palo, in un luogo particolarmente affollato che viene già vissuto. Se io voglio capire le esigenze della popolazione di un quartiere, vado nei luoghi affollati di quel quartiere. Questa persona può avere un cartellone, quindi questo è un espediente per chiedere a questa persona di parlare di un tema, farlo confrontare su una mappa. Però quello che serve di più e sentire i commenti che vengono fuori da questa interazione, perché si creano dei piccoli capannelli, e quindi sentire cosa viene fuori dal confronto. È anche una modalità che permette di intercettare tante persone in poco tempo e farsi un'idea di un problema. Poi si possono realizzare, per esempio, degli spazi anche a uso
contemporaneo. Voi che fate vuoti a rendere, si possono immaginare dei piccoli spazi che per un certo periodo funzionano da sportello di ascolto. E non è che l'operatore sta lì fermo, fa delle escursioni, per esempio in diversi orari, in diverse parti del territorio, si fa accompagnare una volta da un gruppo, una volta da un altro. Si possono organizzare degli eventi, ma su questo ho capito che siete bravissimi, non vi dico niente. Bene, e questa è, diciamo, la fase di esplorazione del territorio. Poi bisogna passare alla fase degli strumenti per costruire delle ipotesi. Io ve ne faccio vedere alcuni. Questi sono l'Open Space Technology, lo conoscete? Mai sentito? Chi l'ha sentito? Tu? E tu, quindi lo conoscete già, potete scambiarvi le esperienze. Questa è una modalità di organizzazione di un evento con tante persone, di una giornata, intorno a una domanda, per esempio cosa fare di questo luogo. Quale futuro vorresti a Messina? Questo era il forum cittadino per il piano strategico, per fare un esempio. Anche questo alla Mette era per il piano strategico. Voi immaginate, su 300 persone ci sono 15 salette di discussione in contemporanea. Quindi il meccanismo dell'open space è che io lancio la domanda, cosa serve alla Mezzia per crescere, i partecipanti spontaneamente dicono cosa serve, un miglior collegamento con il porto, l'altro può dire le attività economiche, ognuno lancia un tema, chi lancia un tema occupa uno spazio di questa agenda che all'inizio era vuota. Quindi è uno strumento molto libero. Chi ha lanciato un tema è tenuto ad andare nella saletta, ok? Tutti gli altri sono liberi di muoversi come vogliono, quindi andare in un gruppo, spostarsi, se si stufano, cambiare gruppo. Ed è uno strumento che funziona molto bene perché, dando la massima libertà alle persone, sono ipercreative e anche molto disciplinate. Discutono il tema che è stato lanciato e che vedete quei cartoncini gialli, sono i cartoncini su cui Giuseppe si alza, viene al centro del cerchio e dice: per far crescere la Mezzia secondo me bisogna parlare di servizi ai giovani. Gli si scrive il nome, Giuseppe, servizi ai giovani in sala 1. Dopo che si è finita questa fase che si chiama mercato dei temi, che dura 20 minuti, si va a lavorare nelle salette. Giuseppe, che ha lanciato il tema spazi per i giovani, va in sala 1. Tutti gli altri sono liberi, c'è la legge dei due piedi. Sì, dipende, le salette devono essere in numero proporzionato al numero dei partecipanti, per cui se i partecipanti sono 100 le salette devono essere 5. Se i partecipanti sono 300 e faccio 5 salette ho sbagliato qualcosa. Cioè è molto importante conoscerle le tecniche. A te è capitato di fare un evento dove non c'erano abbastanza salette per tutti gli argomenti? In che proporzione, quanti partecipanti? Ciascuno dice il suo tema, però i temi possono essere... Dipende... Lo puoi fare, ma deve essere necessario farlo. Quante persone c'erano in quell'evento? Più o meno. 200. E c'erano 5 salette? No, erano 8. Ok. L'importante è che ogni tecnica, questo è proprio... Io sono un po' fissata, nel senso che secondo me se il chirurgo ti opera la milza deve saper usare il bisturi, giusto? Se il facilitatore organizza un evento partecipativo deve conoscere bene la tecnica, deve averla studiata, no? Quindi credo nella professionalizzazione, cioè io lo faccio per mestiere, quindi quando io sperimento una tecnica per la prima volta me la studio molto bene e ci sono chi ha fatto una tecnica per tanto tempo sa quali sono i segreti per farla funzionare. Per esempio nell'open space è meglio non arrivare all'accorpamento dei temi. Perché? Perché uno dei dispositivi più importanti dell'open space è che tutti i temi che vengono proposti vanno bene. Infatti uno dei quattro principi è: chi c'è va bene, qualunque cosa succeda va bene, quando si inizia, quando si finisce, si finisce.
Quindi è di massima responsabilizzazione verso chi partecipa. Allora, è importante che se io dico bisogna parlare delle sedie, del colore delle sedie, io vado, posso andare nella sala 1 e se non viene nessuno mi farò delle domande su perché sono rimasta sola. Capite il ragionamento? Perché molto spesso nelle assemblee ci sono persone che parlano sempre, sanno sempre loro e magari tolgono spazio ad altri che hanno delle cose da dire ma sono più timidi. Allora, questo meccanismo della proposta dei temi evita questa che io chiamo la sindrome della platea, cioè il fatto che, ok, ci sono 200 persone, mi alzo e dico la mia. Però ci devo pensare bene perché io rischio di ritrovarmi da solo nella saletta. E quindi c'è come un deterrente. E mi alzerò se so che sto veramente tirando fuori un tema di interesse, di, non dico di tutti, ma almeno non solo mio, no? Però queste sono un po' delle sottigliezze, no? Va benissimo fare l'open space, però io mi avete chiamato per insegnarvi le tecniche, vi devo dire anche i segreti, o no? Sì, è meglio sapere le sottigliezze. No, 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 no. Invece se, diciamo, quando vengono... Quando vengono proposti, diciamo, cioè prima che inizi l'evento, quattro tematiche, diciamo, quella è un'altra tecnica, cioè esiste o no? Cioè che non è più host, tipo all'inizio vengono... Non è host. È un'altra... Allora, se tu dici facciamo quattro gruppi, i temi sono rose, fiori, foglie, alberi, dividetevi secondo questi quattro gruppi, va benissimo, ma non è l'open space. Gruppi tematici, cioè... Nel senso che c'è un'enorme differenza, e tra l'altro io lo uso molto lo strumento dei gruppi tematici, perché se si è fatta una buona fase di ascolto e si è capito che i temi fondamentali sono gli spazi per i giovani, gli spazi per i ragazzi, gli spazi sportivi e che ne so, non serve a quel punto fare l'host perché so già, anzi magari nel gruppo tematico io ci metto un po' di cittadini, un po' di funzionari del comune che mi sanno dire cosa si può fare, cosa non si può fare, quali sono i vincoli, i costi, e poi un pochino persone delle associazioni, faccio un mix, e però deve avere una facilitazione quel gruppo. Invece l'open space teoricamente può essere anche non facilitato, e perché è una tecnica che è completamente spontanea, perché tutto quello che succede va bene, quindi teoricamente può succedere... Ricapitoliamo, quindi in un gruppo di persone che riunite per un tema X, cerchiamo di porre all'attenzione, ognuno può porre all'attenzione una propria visione, un proprio problema che vuole essere affrontato. E di conseguenza gli altri che si sentono interessati a questo problema si avvicinano e diciamo si isolano e ne parlano insieme a questo e vanno nella saletta. È così? Sì. Poi finita la sessione di discussione che dura circa un'ora, i convocatori, che sono i partecipanti che hanno lanciato quel tema lì, vanno in un'area computer e costruiscono un report di che cosa si è discusso in quella saletta lì. Quindi man mano questi report vengono stampati, alla fine della giornata si va a casa con un instant report di tutte le discussioni. È uno strumento abbastanza forte perché le persone non sono abituate ad andare a casa già con un risultato, no? E quindi c'è un po' di sforzo organizzativo, non è una passione. Sì. I temi vengono decisi con questo tabellone, che è vuoto, e per tutti ha solo una domanda, è vuoto, è una matrice vuota, e si dice ai partecipanti, dite voi quali sono gli argomenti per riempire questa saletta. Però questo è un esempio. Poi ci sono tutte la famiglia delle consultazioni pubbliche dei laboratori progettuali, che forse sono più
affini per il tipo di lavoro che dovete fare voi, perché lo fate sugli spazi. E questi sono eventi di consultazione che si realizzano nei luoghi di solito e che anche lì utilizzano tanti dispositivi. Per esempio, prima di entrare in una sala dove si fa una consultazione, noi di solito facciamo il dove abiti, cioè una mappa della quartiere o della città, e chiediamo a chi arriva di mettere un puntino dove abita o dove lavora. Cosa mi serve, secondo voi? Perché lo faccio? È una risposta. Altre? Altre? La consapevolizzazione del io sono qui in questa città, il fatto di calarsi in una mappa significa anche assumere un ruolo. Sì? E poi c'è una cosa anche molto banale. Com'è? Devi parlare un po' più forte. Vedere da dove sono venuti. Prego, prego. Ma io vorrei arrivare a una cosa molto più basic. Cosa mi serve segnare un puntino per ogni partecipante? Anche sapere quanti siamo non sbaglio, perché questi eventi qua sono eventi a porta aperta, vuol dire si entra, si esce. No, l'open space no, l'open space chi entra sta tutto il giorno e poi se ne va con report in mano. Queste consultazioni qua, vedete, come voi avete visto con l'esperto che è venuto ieri, i modellini, ecco, si fanno spesso dei modellini tridimensionali dello spazio che si va a riqualificare. Si possono fare delle aree con delle foto, con delle alternative tipologiche, per esempio come vogliamo fare il piano colore di questa facciata, come vogliamo attrezzare quest'area gioco, che tipo di illuminazione ci interessa. E quindi si utilizzano degli strumenti, queste sono delle carte opzione che si utilizzano su questi plastici tridimensionali. Vedete, no? Vedete le case dietro? Il modellino tridimensionale è uguale alle case, per aiutare le persone a dire la loro opinione, non con la parola, che non è facile, perché chi non è architetto non riesce a confrontarsi con un disegno tecnico, ma neanche in un'assemblea a dire bene quello che pensa. Però ti fa vedere, io di qua non riesco a passare, questo posto non è sicuro, eccetera, eccetera. Ecco, però le persone vanno, fanno la loro giocata e vanno. E questo evento può durare uno, due giorni, si può fare in più luoghi. Allora mi serve sapere, avere una stratificazione di chi è venuto, perché è importante che questi strumenti riescano a essere rappresentativi, non da un punto di vista statistico, che non ci interessa, ma di avere raccolto tutte le voci. E per cui di essere sicuri di avere coperto varie parti della città, del quartiere, dello spazio, varie categorie di interesse, e poi anche avere un po' di massa critica, perché se poi alla fine su una comunità dove so che ci sono già solo l'associazione dei pattinatori c'ha 500 persone, se io faccio una consultazione e vengono 25 persone, è meglio se tengo un po' un equilibrio, no? E quindi si apre l'evento con il dove abiti e si chiude con i suggerimenti. Perché? Perché per quanto io possa aver pensato a uno strumento, le carte opzioni, le figure, in modo da aver coperto tutti gli argomenti, chiaramente ho già fatto una fase d'ascolto, però posso essermi dimenticato qualcosa. E allora devo lasciare uno spazio aperto dove le persone possono comunque dirmi c'è anche questo. Ok? Esatto. Poi ci sono le visite direttamente nei luoghi abbandonati. Questo era un progetto sugli ecomostri e quindi andare a vederli insieme.
è utile perché abbiamo finito con lo stile. È ancora in corso. Cioè serve ancora il microfono. E quindi andare insieme a vedere i luoghi e fare anche le discussioni nei posti, perché è diverso parlare di una fabbrica abbandonata o andarci. Intanto perché ci sono luoghi che le persone hanno visto chiusi per decenni, come voi immagino sappiate, no? Avete un'esperienza su questo o no? Poi magari ci puoi raccontare tu, però si fanno delle scoperte, sono cresciuti magari degli alberi altissimi, ci sono, cioè si vedono delle cose che neanche si immaginavano. E poi hanno anche una valenza, fare questi incontri dentro gli spazi, una valenza di appropriazione molto forte, come avete fatto anche voi. E poi ci sono tutta un'altra serie di strumenti che però secondo me sono fuori scala rispetto a, agli interventi che dovete fare voi, quindi non so se farveli vedere. Se siete curiosi ve li faccio vedere, se no no. Democrazia deliberativa. Dopo, ok, perché è tardi. Ah, ok. Li vediamo magari al pomeriggio. Ok, io ti ripasso la palla. Bene, grazie così. Ora terminiamo per ora qui questa parte e proseguiremo più tardi con le fasi di laboratorio.